Speriamo non piova troppo. Magari è una bella giornata di nuvolo, pioggerellina, sole. Se piove alla fine nessun problema, ma così secondo me è perfetto, è un clima adorabile. Ora colazione e poi si parte veloce. Buongiorno. Sei pronta per il giretto di oggi? Sei pronta al freschetto, freschello e alla pioggia? Come va? Dove siamo? Sì, sì, dai, diciamo in Austria. Ciao! Ciao! Pausa, culetto, riposo, acqua! Arriviamo finalmente al casello della Grossglockner.
Il biglietto costa 28 euro per le moto, ma se ci si ferma pochi chilometri prima ad un punto di informazioni turistiche costerà 25 euro. La batteria della Ista ci ha abbandonati proprio ora, ma in pausa pranzo sono riuscito a ricaricarla un po' e a riprendere con i video nella strada del ritorno da Ghiacciaio, per poi proseguire il resto della Grossglockner. Sì, perché dopo il casello si raggiunge una rotonda, dove a sinistra si va verso il Ghiacciaio per poi tornare per forza, mentre a destra si può continuare a percorrere il resto di questa spettacolare strada. Allora, com'è arrivare a 2500 metri in moto con la Malayan? Facile. Buono. 11 gradi e 3. Dopo questa bellissima strada che Elena sa dire il suo nome benissimo, adesso le ricordiamo. Com'è che si chiama? Eh? Ecco. Per me è impronunciabile. E abbiamo proseguito e siamo in questo punto panoramico biker. Voilà. Però sfortunatamente cosa succede? A quest'ora, oggi, è così.
La discesa è stata veramente qualcosa di epico, ma la bellezza di questi paesaggi non è possibile apprezzarla, capirla e sentirla veramente con foto e video. Bisogna viverla di persona e vi consiglio di passarci almeno una volta nella vita. Durante l'ultimo tratto di strada verso la nostra meta di Salisburgo, ci siamo fermati per cena presso l'Hofbräu Kaltenhausen, scusate la pronuncia, il più antico birrificio del paese, fondato dai principi arcivescovi di Salisburgo nel 1475. Spettacolare, mangiato e bevuto benissimo, consiglio vivamente. Giornata bella, intensa, lunga, infinita. 10 ore in moto. Abbiamo fatto solo 250 km, ma bellissimo paesaggio. Ora siamo a Salisburgo, stanchi, abbiamo mangiato, docetta, e questa è la nostra stanzetta. Molto moderna, tutta senza personale, quindi ci hanno lasciato il codice e tutto. Oggi danni su danni, cose perse, casini, ma non ne pensiamo. La nostra stanza. Bagnetto, molto intimo, ciao, e poi Elena intanto in doccia a farsi la doccia, ecco, ciao, vabbè. E poi il loro ricordino è infatti una gran voglia di bere acqua. Ora sistemiamo 2 o 3 cose, buonanotte, a domani.